Bentornati dopo qualche settimana di stop con Tipica Puglia. Ci troviamo in questo bellissimo scenario delle grotte di Castellana. Alla mia sinistra il sindaco De Ruvo di Castellana Grotte, alla mia destra il presidente Victor Casulli delle grotte di Castellana, Gianni Lino, il presidente dell'associazione Castellana Conviene, e i membri come Mariano Donghia dell'associazione Cuochi Trulle Grotte, che oggi ci presenteranno il piatto tipico di questa sagra, la sagra delle impanate. Nel frattempo ci ha raggiunto anche l'assessore Vanni Sansonetti, eccolo qui alla mia sinistra. Bene sindaco, un breve saluto, poi ci rivediamo subito dopo per approfondire il discorso. Assaggiamo anche qualcosa? Proveremo ad assaggiare anche. Beh, un saluto a tutti, grazie per la vostra presenza e partecipazione. E devo dire che anche quest'anno siamo riusciti a fare questa sagra così importante, un piatto tipico castellanese, itinerante come sagra, come sapete un po' motivo Covid, è un po' diversa dal solito format, però devo dire riuscitissima. Abbiamo girato stamattina con l'assessore Sansonetti un po' tutte le attività che hanno aderito all'iniziativa e devo dire che ieri sera è andata benissimo, per cui un grazie a tutti, ci veramente fa piacere che questa iniziativa che rilancia il nostro territorio in collaborazione anche con l'IRCCS di Castellana Grotte, per cui questa collaborazione è proficua in quanto l'impanato è un piatto tipico e caratteristico del nostro territorio, della nostra cittadina, ma è anche un piatto che fa bene, un piatto salutare, questo è molto importante, rilancia, ecco, in particolar modo poi se facciamo questa iniziativa in questo contesto meraviglioso, il nostro territorio. Grazie a tutti, veramente. Ci rivediamo subito, è proprio di territorio, contesto meraviglioso, Grotte di Castellana, il presidente Victor Casulli, grazie intanto per averci accolto in questo bellissimo pomeriggio. Grazie a voi per aver scelto questa location per presentare il nostro piatto, il piatto che racconta una comunità, quella di Castellana Grotta, il piatto che racconta un territorio, perché raccogliamo insieme ovviamente all'interno di questo piatto tante provenienze non solo di Castellana, ed è bellissimo questo connubio tra l'enogastronomia e il turismo, è quello che proviamo a fare, quello che proviamo a fare già da alcuni anni assieme all'amministrazione comunale, a raccontare non soltanto le nostre bellezze che abbiamo sotto i piedi, quindi il nostro percorso carsico, ma a raccontare appunto un intero territorio, un comprensorio, e unendo appunto con l'assessore Vanni Sansonetti, con cui collaboriamo strettamente, appunto queste due attività che si legano, perché i turisti ormai cercano non soltanto le bellezze, ma cercano anche qualcosa che racconti realmente un territorio, e così lo facciamo. Torneremo subito a parlare di Grotte di Castellana, mentre l'associazione Cuochi Trulle Grotte con gli chef guidati dal presidente Mariano Donghia vanno avanti nella presentazione di questo piatto. Vediamo anche Ignazio Perrelli che sta andando spedito verso il condimento. Io parlerei, se siete d'accordo, con il presidente della Confesercenti, o meglio dell'associazione Castellana Conviene, che da 6 anni, vi ricordiamo che la sagra dell'impanata dura dal 1984, quindi siamo al 36esimo anno, alla 36esima edizione, da 6 anni l'associazione Castellana Conviene organizza questo splendido evento enogastronomico. Gianni Lino, Giovanni. Buongiorno a tutti. Sì, infatti in questi anni passati abbiamo appunto creato questa sagra nel Paese Vecchio di Castellana, proprio per valorizzare il nostro Paese Vecchio. Siccome quest'anno, dovuto alle restrizioni, Covid e cose varie, abbiamo purtroppo cercato un'iniziativa che allo stesso tempo, quindi una start-up, che ci ha permesso di inserire il piatto tipico castellanese, l'impanata, appunto nei ristoranti di Castellana e non solo. Infatti parecchi esercizi si sono trovati bene, hanno collaborato e hanno risposto in maniera veramente sufficiente, e la gente comunque ieri sera, come ha detto il sindaco, è arrivata un bel po' di gente, le attività sono contente. Spero che questa startup che abbiamo iniziato quest'anno vada bene, l'anno prossimo la uniremo alla sagra classica che abbiamo sempre fatto a Castellana. Soprattutto speriamo di tornare, sì, in piazza. Ecco, speriamo presto. Mentre chiedo all'assessore già di prepararsi, io inizierei a vedere gli ingredienti di questa impanata che lo chef Ignazio Perrelli, coadiuvato dagli altri chef dell'associazione Cuochi Trulle Grotte, ci hanno preparato. Allora, presidente Donghia, che cos'è questa impanata?
Che cos'è? Io lo definirei un piatto equilibrato, ma uno tra i piatti, secondo me, da inserire all'interno del patrimonio UNESCO dell'umanità. Parliamo veramente di un piatto molto completo e vi devo dire che effettivamente ciò che contengono le fave, diverse università, tipo l'Università della Danimarca in Copenaghen, stanno cercando di creare culture di fave, in quanto le fave contengono veramente un valore altissimo di proteine, tra l'altro biologiche, e contengono un'altissima vitamina A, B, C, D, K. Quindi, entrando nel dettaglio, abbiamo un purè di fave. Un purè di fave. Con cicorielle selvatiche, che dovrebbero essere i sivoni, giusto Ignazio? Sivone e cicorie selvatiche, sì. Mista. Quello che una volta si trovava nei campi, perché questo è un piatto antico. Che ancora oggi nella tradizione castellanese è anche un piatto dei più difficili, perché anche nei ristoranti raramente si trova questo piatto. Allora io quindi bisogna rilanciare. Vi farei una domanda: ma qual è la differenza tra il classico fave cicorie di Puglia, ecco, con la rivisitazione di Castellana Grotte? Che ingredienti abbiamo all'interno di questo piatto? Abbiamo fave, cicorie, sivoni, quello che c'è, le verdure di stagione. Quanta? E pane raffermo. Il pane raffermo che viene recuperato, è un piatto inizialmente di recupero, povero, in particolar modo molto povero, ma tra le altissime qualità a livello energetico. Quindi qui abbiamo cipolla rossa e soprattutto dell'olio. Il companatico che sarebbe la cipolla rossa di Acquaviva, le olive tipiche di Castellana Grotte, il pane raffermo e poi abbiamo anche i peperoni che vengono in realtà semifritti e quindi accompagnati proprio come companatico all'interno di questa fantastica zuppa che è unica nel suo genere al mondo. Bene, adesso torniamo così chiediamo qualche altra informazione dal punto di vista enogastronomico. Allora, Assessore Sansonetti, è un'edizione inedita questa, quella di aver coinvolto soprattutto la ristorazione, le aziende del territorio. Come hanno risposto le aziende all'edizione numero 36 del 2020 in un momento difficile dal punto di vista sociale, vista la pandemia da Covid in corso? Sì, diciamo che da una difficoltà ne è venuto fuori un'edizione speciale coinvolgendo direttamente le attività produttive, economiche di Castellana che hanno voluto aderire. Quindi l'impanata è entrato nei menu e nella possibilità di acquisto all'interno di queste attività e quindi il rilancio attraverso un sistema, diciamo così, di marketing territoriale che ha coinvolto l'IRCCS De Bellis, a cui ha fatto uno studio approfondito su quelle che sono le materie prime, come detto prima, dell'impanata, l'Istituto Alberghiero e le attività economiche di Castellana. Questa mattina abbiamo avuto riscontri molto positivi. L'obiettivo è far rivalutare questo piatto e tenerlo stabilmente nei menu, quindi un'offerta enogastronomica che si associ al territorio in maniera marcata e indelebile. Quindi conosciamo Castellana per le sue famose grotte, ma tendiamo a far riscoprire il nostro territorio anche attraverso l'enogastronomia. Insomma, quando si viene alle grotte si deve assaggiare anche l'impanata, si guarda il nostro centro storico, le nostre opere d'arte. Non a caso questa mattina come amministrazione comunale abbiamo inteso organizzare una visita della città gratuita, dove chi ha partecipato, i numerosi che hanno partecipato, hanno potuto vedere il nostro patrimonio artistico e culturale e quindi anche il nostro patrimonio immateriale. Volendo dare dei numeri, ristoranti che hanno aderito, quanti ne abbiamo? Una dozzina tra varie attività. Però, il tessuto imprenditoriale agricolo della zona di Castellana Grotte, quante sì, sono aziende? Numeri importanti, cioè nel senso che l'enogastronomia rappresenta un numero importante. È chiaro che questo è un primo stimolo importante, ma vediamo che insomma anche chi non ufficialmente, diciamo così, ha aderito, in ogni caso tende a considerare questa cosa in maniera molto positiva. Bene, parlando di aziende, qui ne vedo una che è l'olio extravergine di oliva di Castellana Grotte, Casette Angioli, qui rappresentata da Marco Perrelli, il nostro tecnologo alimentare dell'associazione. Tecnologo alimentare dell'associazione Cuochi Trulli e Grotte. Allora Marco, la caratteristica di questo olio? Ma la caratteristica principale è, visto che parliamo di un prodotto antico, povero, ripercorrendo come erano i campi dei nostri nonni, dei nostri antenati, quindi caratterizzati da tante varietà di alberi di olive, quindi non poteva che essere un prodotto multivarietale.
Quindi abbiamo la cima di mola, quindi detta anche la pizzuta, ma anche la simone, che è un'altra caratteristica oliva di Castellana Grotte, e poi tante altre varietà che ormai si stanno perdendo, perché ovviamente la produzione ci porta verso varietà molto produttive e magari anche forse un pochettino più insipide. Comunque questo diciamo che è proprio dei terreni della mia piccola azienda agricola e dell'agro di Castellana Grotte. Dell'agro di Castellana Grotte, ovviamente, quindi possiamo anche ricondurre come le cicorie e le fave, tutto nel complesso dello stesso territorio, a chiudere insomma questa filiera enogastronomica. Quindi Castellana è anche città dell'olio, quindi tra l'altro si caratterizza in maniera quindi importante. Quindi oserei dire infatti che l'olio diciamo è l'ultimo tocco di classe su questo che lo ritroviamo piano. Anche sia nella fase di cottura dei friggitelli, insomma dei cornaletti, e poi sia nella fase di inizio di impanato della, e poi alla fine quando viene impiattato il tocco di classe è quello. Bene, io vi inviterei a preparare già un piatto, nel frattempo chiederei al sindaco come la vede questa manifestazione oggi, questo come dire orgoglio castellanese all'interno del piatto fondamentale che sono le grotte di Castellana. Beh, questa è un'iniziativa di promozione del territorio, come dicevamo prima, è eccezionale, perché noi uniamo l'enogastronomia, il territorio, diciamo il nostro repertorio naturalistico, paesaggistico, formidabile, consentitemi. Quindi questo connubio, questa unione fa sì che possiamo rilanciare un brand, un marchio Castellana Grotte, che è anche associato all'IRCCS, l'istituto di ricerca, che ci dice che tra l'altro l'impanata è un piatto che fa male, allunga la vita, e il tutto vuol dire che veramente è una miscela, è una ricetta, ecco, per rimanere in tema, è una ricetta vincente. Poi sindaco, come dare torto alle nostre nonne che hanno sperimentato da molti anni questo piatto? Ecco, Presidente Casulli, come diceva il sindaco, stiamo nel cuore di Castellana Grotte, le grotte di Castellana che sono la vera identità, oltre all'enogastronomia di Castellana, conosciuta nel mondo. Le grotte di Castellana, nel 2020 qual è la situazione di questo brand naturalistico di Castellana Grotte? Siamo decisamente più sereni, possiamo raccontare anche quest'anno una stagione positiva. Chiaramente i presupposti erano molto molto complicati, insomma col sindaco abbiamo vissuto momenti davvero complicati e difficili. Le grotte di Castellana sono un sito, un patrimonio naturale, ma sono anche un volano economico straordinario per Castellana e per l'intera regione. Quindi abbiamo perso 4 mesi di attività, oltre 2 milioni di fatturato, di ricavi, chiaramente quelli li abbiamo persi, non li recuperiamo più. Poi abbiamo avuto uno scatto, di orgoglio, di passione, di lavoro soprattutto, tanto lavoro, che ci ha portato a riaprire il nostro sito, e non era semplicissimo, il 26 di giugno, e oggi festeggiamo questi 3 mesi, giusto, luglio, agosto, sì, settembre, questi 3 mesi che sono stati straordinari. Abbiamo avuto uno slancio, un recupero meraviglioso. Infatti mentre parliamo ci sono diverse visite in corso. Sono diverse visite ho visto anche le guide turistiche. Certo, ancora centinaia di turisti che raggiungono il nostro sito ancora in questo periodo. Posso sicuramente dire, possiamo dire con certezza, che anche nel mese di ottobre questo sito resterà aperto, e poi valuteremo insieme al sindaco, alla proprietà, all'amministrazione comunale, come proseguire nel periodo invernale, che sicuramente sarà molto molto più sarà diverso rispetto agli altri, certo, anni. Gli altri anni eravamo comunque aperti, però venivamo con slancio dall'estate, avevamo condizioni diverse. Questi anni dobbiamo essere decisamente più prudenti per proiettarci poi in un 2021 che ci auguriamo tutti quanti, è per la sagra, per tornare in piazza, ma che si possa ritornare tutti in condizioni grosso modo normali. Gli eventi nelle grotte di Castellana? Gli eventi nelle grotte di Castellana, anche questo è stato una scommessa vinta. È l'Indcave, per esempio, che è il nostro
spettacolo stanziale ha ripreso le attività dopo appunto il lockdown, la prima replica il 25 luglio, poi ne avevamo programmate 5 in agosto, ne abbiamo dovute fare 10 perché abbiamo avuto tutti sold out da 200 spettatori l'uno, l'ultimo si è tenuto ieri, un altro sold out da oltre 200 spettatori. Ne abbiamo programmate altre due date in ottobre, il 10 e il 31, e chissà, magari potremmo anche andare via per l'inverno, perché le Grotte di Castellana, come si vede, sono diventate non soltanto uno splendido, lo erano sempre, uno splendido un attrattore ambientale, ma sono diventate un vero e proprio contenitore culturale attraverso lo spettacolo Island Cave e attraverso anche la presentazione dell'impanata quest'oggi. Allora Presidente, noi ci siamo sentiti intorno a giugno, no? Sì. Eravamo forse maggio. No, prima, forse era maggio. Sì, era eravamo maggio. Verso la fine del lockdown, sì. Ci siamo dati l'appuntamento a fare, ecco, il piatto tipico di Castellana Grotte nelle grotte. Anzi, direi a questo punto, visto che ci troviamo, ci diamo appuntamento per Natale, magari presentiamo il panettone di Castellana Grotte, quindi tutti insieme con l'associazione. Lanciamo una sfida al nord, evidentemente quello possiamo fare, perché evidentemente non è un piatto nostrano, però lo possiamo fare. Diciamo che anche noi qui ci proviamo. Esatto. Tanto le sfide, quelle complicate, ci piacciono, e quindi perché no? Va bene, ok, noi abbiamo finito, io ringrazierei il presidente delle grotte, Victor Casulli, il sindaco di Francesco De Ruo di Castellana Grotte, l'assessore Vanni Sansonetti, Giovanni Lino dell'associazione Confesercenti e ovviamente l'associazione Cuochi Turie Grotte. Grazie e alla prossima. La fam e la mese, del guai e la sfortuna, de guardie monsignu, de ci faccio la cosa torta, e a ballama fino a quan, non se studna la carcuna, a ballama mana a mana, faccio de cina vola mana. Piace.